Special 5 Fight Club, ce ne parli il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Davide, i Fight Club si rilanciano dopo la vittoria con i Borrachos, anche con la seconda vittoria consecutiva sugli Special, che invece ne incassano due di sconfitte consecutive in una partita da due volti, veramente pazzesca per l'epilogo, perché all'inizio del match gli Special che annoverano soltanto Capitano Armetta, fai assenti, infatti oggi il Capitano è Aurea, mentre per i Fight Club mancano Rogato e Tarallo, inoltre manca anche Geraci che ha saltato tantissime partite in questa stagione, quindi Fight Club che si presentano con 5 uomini più Federico e Sicurella pronti a subentrare. Comunque inizia il match e subito uno dei migliori fantasisti della Serie B, Paolo Stagno, trova un gol pazzesco con Zappalà che lo imbecca, lui stoppa di tacco eludendo l'intervento di Ciccio Aiata e deposita in rete con il sinistro il gol dell'1-0. Special che hanno subito l'occasione di andare sul 2-0 con la girata di Aura che colpisce il palo esterno. Insomma, è una partita in cui i Fight Club soffrono, ma serve la velocità di Sulis per portare a casa la pagnotta. Sulis prova il destro, ma la palla termina al lato, attirato anche da lontanissimo Livio Sulis. Ciovalo però poi è un po' distratto, una fase di confusione, fase convulsa per i Fight Club. Ciovalo sbaglia la rimessa laterale, fa partire Stagno a 300 all'ora, ma Paolo Stagno conclude sul palo. Ancora Fight Club un po' incerti in fase di impostazione, ma solo ruba palla tagliata, carambolo che favorisce Scalici che però calcia addosso al portiere Cerri. Migliaro risponde però Patti che non sta a guardare con un buon interno destro a giro, ma respinge bene il portiere La Mattina. Ancora Patti, portiere La Mattina concesso in articolo 11, portiere dei De Budur. Ancora Patti ci riprova, ma respinge ancora il portiere La Mattina. Ci riprova ancora Ciofalo con una volée, ma La Mattina è sempre attento. Adesso i Fight Club provano a uscire un po' dal guscio con questo 2-2 che concede molto allo spettacolo sia in fase offensiva che in fase difensiva. E poi trovano un palo clamoroso con Ciofalo sul servizio di Aiata che compie una buona percussione, lo serve, ma Ciofalo becca il palo. Special che però hanno predominio a centrocampo, ci provano con la botta di Zappalà ma respinge il portiere Cermigliaro e poi ci provano anche con un contropiede sul quale Aurea però non riesce a inquadrare la porta. Insomma, gli Special sfruttano le nefandezze difensive dei Fight Club fino a questo momento con Aurea che imbecca Stagno, vanno vicini al gol del 2-0. Stagno prova il pallonetto, ma la palla finisce alta. E gli Special comunque arriveranno al gol del 2-0 e ci arrivano con l'esterno destro di Scalici, la sfortunata deviazione di Aiata che infila nella sua porta il gol del 2-0 per gli Special che volano in questo momento e si rilanciano verso le zone nobili della classifica. Non basta però gli Special questo 2-0 perché incassano il 2-1 con una super azione di Ciofalo. Siamo abituati a vedere sempre un gol a settimana fantastico di Cioffi che passa in mezzo a tutti e sigla il solito gol del 2-1 che accorcia le distanze in chiusura di tempo. Sarà un colpo basso questo per gli Special perché Special che esauriscono la loro pressione, prima vanno vicini al gol con Zappalà con un tiro là fuori, poi Zappalà e Scalici nei primi 10 minuti annullano le percussioni di Patti e Ciofalo, ma nel momento in cui arriva il 2-2 si spengono gli special five perché Patti con una puntata dal limite riesce a trovare l'angolo giusto, quello del 2-2 che rimette in piedi la partita. Ancora Patti innescato da Ciofalo, stavolta però non riesce a segnare e para La Mattina. Però poco dopo Patti ritorna sempre il bucaniere, il giocatore fantastico che abbiamo sempre conosciuto. Patti al 13° minuto approfitta di un anticipo a vuoto di Scalici, se ne va sulla fascia destra, arriva davanti alla Mattina, suola, destro, gran gol, La Mattina a terra come Totti col Torino qualche anno fa, se ve lo ricordate. Bene, se non ve lo ricordate andatevelo a vedere, sono 12 in campionato per Peppe Patti, che giocatore meraviglioso. Sigla il gol del 3-2, un gol pazzesco che manda i Fight Club veramente in paradiso. Fight Club che provano ad andare sul 4-2 con Ciofalo che è lanciato da Cermigliaro, però abbatte La Mattina. Special pericolosi soltanto con Aurea che ci prova sia di testa che di piede, ma respinge sempre il portiere Cermigliaro. Poi Ciofalo però sfrutta i grandi spazi che lasciano i difensori degli Special propensi a cercare di recuperare il risultato, e allora lascia sul posto Castelli e sigla il 4-2 in scioltezza mette le distanze a posto e mette i Fight Club sul binario giusto, quello del 4-2. Ciofalo
È fantastico poi a rubare la scena a tutti nel finale, anche se soffrono i Fight Club con un'azione di Castelli che innesca Mazzola. Mazzola gira sotto misura e Cermigliaro ci mette lo zampino con una parata pazzesca che ributta fuori dalla partita gli special che incassano il 5-2 con Ciofolo che scambia con Patti. Solito gol, solita tripletta per Ciccio Ciofolo. Crisi ampiamente scacciata via per i Fight Club che ormai sono molto vicini alla zona tranquillità, vicini anche e hanno un pensiero per la zona playoff, un campionato riaperto. Invece per gli special sono due sconfitte consecutive, 10 gol incassati nelle ultime due. C'è un po' da riflettere perché oggi dopo un primo tempo fantastico con uno stagno pazzesco sono poi andati in difficoltà e hanno subito il terremoto, il maremoto Falcon con questi due giocatori fenomenali, Ciofolo e Patti, che però sono supportati dalla corsa di Suris, dal dinamismo e la solidità di Ayata. Comunque una squadra che può rilanciare il proprio campionato. Perfetto come sempre, e ci vediamo alla prossima.